Dunque, stamattina abbiamo visto gli atomi diversi da quello dell'idrogeno. Abbiamo imparato a costruire la struttura elettronica dei vari atomi e abbiamo praticamente visto come gli elettroni si vanno a distribuire nei vari orbitali atomici. E in effetti tutto quello che abbiamo visto stamattina è quanto ci serve per andare a capire qual è il comportamento chimico dei vari elementi. Adesso la lezione di oggi di che cosa si occupa? Si occupa della, in un certo senso, della classificazione degli elementi chimici. Diciamo, gli elementi chimici in effetti sono stati classificati fin dagli albori della chimica. Ci sono tutta una serie di elementi, gli elementi alcalini, litio, sodio, potassio. Scusate ragazzi, posso continuare? Poi queste cose vengono anche registrate, quindi queste sono cattive figure che rimarranno nella storia. Che in questo corso ci stanno degli studenti che pare che vengano ancora a scuola. Chi non ha voglia di seguire queste lezioni, se ne può anche andare, nessuno vi prega di restare qua. È disdicevole che registriamo queste cose. Allora, posso cominciare la terza volta? Grazie. Stavamo dicendo che la lezione di oggi si occupa della classificazione degli elementi. Alcuni elementi sono noti già dall'antichità, ad esempio i metalli alcalini, litio, sodio, potassio, le loro capacità di combinazione sono noti da molto tempo, dall'antichità anche. Ad esempio i gas nobili, che sono degli elementi che sono noti per la loro inerzia chimica, per la loro, diciamo, incapacità di dare origine a reazioni chimiche di qualunque genere. Sono noti dall'antichità anche un altro gruppo di elementi chiamati gli alogeni, che hanno una grossa tendenza a formare degli ioni negativi, e così via. Però è necessario andare a classificare organicamente gli elementi. Dunque, una prima classificazione di tipo organico degli elementi consiste nel dividere gli elementi in metalli e in non metalli. Qual è la differenza? Essenzialmente i metalli sono degli elementi che prevalentemente danno origine a particelle caricate positivamente, mentre invece i non metalli sono degli elementi che prevalentemente danno origine a particelle caricate elettricamente negativamente. Questa comunque è ancora, diciamo così, una classificazione, diciamo, per sommi capi. Poi per esempio si può andare a fare la differenza fra metalli leggeri e metalli pesanti, dove leggero sta per cosa? Proprio è in relazione alla densità del metallo stesso. Per esempio, litio, sodio, potassio, calcio, magnesio, bario sono metalli leggeri perché la loro densità è di circa 2-3 grammi per centimetro cubo. Invece i metalli come il ferro, i metalli come il rame, i metalli come il nichelo sono chiamati metalli pesanti perché la loro densità è 9, 10 o anche più. Ad esempio, giusto per, diciamo, per la cronaca, vi cito che l'elemento che ha la più alta densità è l'osmio. L'osmio che ha una densità di 23 grammi per centimetro cubo, voglio dire anche 23 grammi per litro. Cioè, immaginate praticamente un cubetto che ha di lato un decimetro che pesa 23. Quindi praticamente si può considerare anche questo tipo di distinzione, ma in effetti una classificazione organica degli elementi fu fatta dal chimico russo Mendeleev ed è un qualche cosa che risale al qualcosa degli anni fra il 1860 e il 1870. Diciamo che oggi la classificazione degli elementi può sembrare una banalità. Una volta che sono noti, che è noto il numero atomico, una volta che è nota la struttura degli atomi, la capacità di andare a classificare gli elementi dovrebbe risultare assolutamente immediata. Diciamo che la scoperta del chimico russo Mendeleev fu
molto molto grande. Perché? Perché nel 1860, nel 1870 non si sapeva nemmeno cosa fosse il nucleo atomico, e né tantomeno si aveva alcun indizio su quella che fosse la reale struttura degli atomi. Cioè tutte le cose di cui io vi sono andato parlando stamattina e ieri sono, ripeto, scoperte che sono state fatte nel XX secolo, vi ho detto anni 1910, 1920, 1930, per cui quando il chimico russo Mendeleev andò a classificare gli elementi con la sua tavola periodica, lui conosceva unicamente come grandezza caratteristica dei vari elementi soltanto la loro massa atomica. Allora, che cosa andò, diciamo, a notare Mendeleev? Mendeleev andò a notare praticamente che quando si consideravano i vari elementi presi nell'ordine della loro massa atomica crescente, notò che le proprietà fisiche e le proprietà chimiche di questi elementi andavano variando al variare della massa atomica. Per proprietà fisiche e proprietà chimiche che cosa intendo? Proprietà fisiche intendo, che vi posso dire, la temperatura di fusione, la temperatura di ebollizione, la temperatura di vaporizzazione, il calore latente di fusione, il calore latente di vaporizzazione e così via. Per proprietà chimiche invece che cosa intendo? Intendo la loro capacità di reagire con gli altri elementi, il loro chimismo, il tipo di reazioni a cui danno origine, oppure se vogliamo essere più precisi, il tipo di ioni a cui danno origine, il tipo di composti a cui danno origine, ad esempio con un determinato elemento, ad esempio con l'idrogeno, ad esempio con l'ossigeno. Mendeleev notò che quando andava variando, quando andava aumentando la massa degli elementi chimici, variavano le proprietà chimiche e le proprietà fisiche dei vari elementi. Quello che però, diciamo, in un primo momento sembrava strano, era che dopo un certo numero di elementi si avevano degli altri elementi che avevano proprietà molto molto simili a elementi che erano stati incontrati precedentemente. Cercherò di essere un pochettino più chiaro. Se noi per esempio andiamo a considerare, che posso dirvi, il litio, il berillio, il boro, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il fluoro, che sono i primi elementi che si trovano nella tavola periodica, abbiamo praticamente che le proprietà chimiche e fisiche di tutti quanti questi elementi vanno variando, e vanno variando anche grandemente. Poi a un certo punto, dopo un certo numero di elementi, si trova un elemento, il sodio, che ha un comportamento fisico e un comportamento chimico molto simile a quello lì del litio. Dopo il sodio chi viene? Viene il magnesio, che manco a farlo apposta ha un comportamento molto simile a quello lì del berillio, che è l'elemento che viene dopo il litio, e così via. Allora Mendeleev che cosa pensò di andare a fare? Pensò praticamente di andare a scrivere gli elementi uno a fianco all'altro, e poi di andare a scrivere gli elementi che manifestavano similitudine di comportamento fisico e similitudine di comportamento chimico uno sotto l'altro. Cioè cominciò a organizzare quella che poi è meglio conosciuta come tavola periodica degli elementi. Vediamo un po'. Lasciamo stare in un primo momento i primi due elementi, che sono l'idrogeno e l'elio, che dato che sono degli atomi un po' particolari, perché l'idrogeno ha un solo elettrone e un solo protone, l'elio praticamente ha due protoni e due elettroni, poi c'ha anche due neutroni, e che quindi hanno delle proprietà un pochettino particolari in virtù della loro piccolezza. E cominciamo a ragionare sul terzo elemento della tavola periodica. Allora, praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo, se noi andiamo a scrivere i simboli dei vari elementi uno appresso all'altro,
abbiamo che il litio ha delle proprietà chimiche, delle proprietà fisiche che sono diverse da quello lì del berillio, che è il secondo elemento che viene dopo il litio. Le proprietà del litio e del berillio a loro volta sono diverse da quello lì dell'elemento che ha numero atomico superiore. Ripeto, il litio è 3, il berillio è 4, poi viene il boro che ha 5. Dopo il boro viene il carbonio che ha numero atomico 6. Dopo il carbonio viene l'azoto che ha un numero atomico 7. Dopo l'azoto viene l'ossigeno che ha un numero atomico 8. Dopo l'ossigeno viene il fluoro che ha un numero atomico 9. Dopo il fluoro viene il neon che ha un numero atomico 10. Allora, se noi andiamo a considerare le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di tutti quanti questi elementi, vediamo che variano grandemente. Ad esempio, che posso dirvi, il litio è un metallo basso fondente. Non ricordo di preciso la temperatura di fusione del litio metallico, ma è un qualche cosa intorno ai 100 gradi centigradi, qualche cosa, grado più, grado meno, più o meno è quella qui. Non vi so dire, è un numero questo. Il berillio ha una temperatura di fusione più elevata, ma non di molto più elevata. Il boro ha una temperatura di fusione molto più elevata. Il carbonio invece tiene una temperatura di fusione elevatissima. La temperatura di fusione del carbonio è all'incirca di 3000 gradi Celsius. Diciamo che per vedere il carbonio fondere bisogna utilizzare degli accorgimenti molto molto particolari. Perché? Perché se si porta il carbonio a 3000 gradi in presenza dell'ossigeno nell'atmosfera, prima di fondere quello brucia, si trasforma in anidride carbonica e quindi non possiamo andare a vedere il fenomeno di fusione del carbonio. Per poter fondere il carbonio lo dobbiamo portare alla temperatura di 3000 gradi in assenza di ossigeno. Poi, se andiamo a vedere dopo il carbonio, troviamo l'azoto. L'azoto a temperatura ambiente è un gas, quindi questo che significa? Significa che la sua temperatura di fusione, passaggio di stato dall'azoto solido all'azoto liquido, avviene a temperature bassissime. Adesso non ve la so dire, vi posso solamente dire che per avere l'azoto liquido bisogna arrivare a qualche cosa come meno 200 gradi. Ovviamente per passare all'azoto solido la temperatura sarà ancora più bassa. Per l'ossigeno un discorso più o meno analogo a quello lì dell'azoto. L'azoto in condizioni normali è un gas. La temperatura a cui è possibile trovare l'ossigeno liquido è inferiore ai 200 gradi. Chiaro? Quindi praticamente abbiamo un ragionamento simile a quello lì dell'azoto. Per il fluoro un ragionamento simile. Anche il neon è un gas. Per il neon addirittura per averlo liquido e per averlo solido le temperature sono ancora. Se noi poi dopo il neon vediamo l'elemento che viene successivamente, dopo il neon viene il sodio, vediamo che il sodio ha delle proprietà che sono molto molto simili a quelle là del litio. Infatti anche il sodio è un metallo basso fondente, la temperatura di fusione del sodio mi sembra di ricordare che sia 98 gradi Celsius. Chiaro? Dopo il sodio viene il magnesio che ha un comportamento fisico e un comportamento chimico che è molto simile a quello del berillio. Anche qui abbiamo temperature di fusione più elevate di quelle lì nel sodio, ma comunque ancora abbastanza basse. Dopo praticamente il magnesio viene l'alluminio. L'alluminio che diciamo avrà una temperatura di fusione decisamente più elevata, mi sembra di ricordare sui 700 gradi, qualcosa del genere. Dopo l'alluminio abbiamo il silicio metallico, il silicio che anche qui la temperatura di fusione è decisamente più elevata, siamo sui 1000 dispari gradi, non siamo ai 3000 gradi del carbonio, ma anche questa è una dopo praticamente il silicio viene il fosforo, dopo il fosforo viene lo zolfo, dopo lo zolfo viene il cloro e dopo il cloro viene l'argon.
Adesso vi ripeto, ho parlato, diciamo, della temperatura di fusione, ma se noi andiamo a focalizzare la nostra attenzione su qualsiasi grandezza fisica, possiamo fare dei ragionamenti assolutamente analoghi. Cioè, praticamente, vediamo che le variazioni che si hanno lungo questa riga orizzontale, che è chiamata periodo, si verificano sempre nella stessa maniera, e che poi, quando noi andiamo a considerare gli elementi che si trovano su queste righe verticali, che invece vengono chiamate gruppi, abbiamo delle proprietà fisiche che sono molto, molto simili. Abbiamo parlato fino adesso praticamente di proprietà fisiche, parliamo un pochettino di proprietà chimiche. Diciamo che in questa fase così preliminare del corso non è che avete studiato, diciamo, proprietà chimiche, comportamenti chimici. Possiamo però fare un qualche cosa che vi dà idea, diciamo, del comportamento chimico di questi elementi. Riportiamo ad esempio la formula chimica, cioè il rapporto di combinazione atomica di questi elementi con un elemento fisso, ad esempio l'idrogeno. Allora, il litio e il sodio si combinano con l'idrogeno formando un composto di tipo ionico in cui l'idrogeno ha carica negativa che ha rapporto di combinazione 1-1, quindi ha un composto di tipo XH e lo fa sia praticamente il litio sia il sodio, LiH e NiH, si chiama idruro di litio e idruro di sodio. Il berillio e il magnesio, anch'essi danno un composto simile all'idruro di litio e all'idruro di sodio, però la formula è XH2, cioè il rapporto di combinazione atomica è 1 a 2, due atomi di idrogeno per un atomo dell'elemento che noi stiamo considerando. Va bene? La natura del composto è la stessa, anche in questo caso qui abbiamo che l'idrogeno assume carica positiva, negativa, e l'elemento assume carica positiva. Quando noi passiamo al boro e all'alluminio, anche in questo caso qui si forma un composto, ma in questo caso il rapporto di combinazione è di 1 a 3, quindi abbiamo H3X. Va bene? Quando invece passiamo al carbonio e al silicio, abbiamo che il composto che si forma ha formula XH4, cioè il rapporto di combinazione è di 1 a 4. In effetti il composto CH4, già l'abbiamo nominato, un composto molto conosciuto, è il metano. Anche il composto SiH4 ha un chimismo molto simile a quello lì del metano CH4 e non per niente si chiama silano, proprio in assonanza con il metano. Quindi praticamente per questo elemento qui abbiamo nella formula assoluta XH4. Poi abbiamo, vabbè, l'abbiamo scritto così, scriviamolo, forse è meglio scriverlo così. Per quanto riguarda invece l'azoto e il fosforo, il rapporto di combinazione atomica nei composti fra azoto, fosforo e idrogeno torna a essere 1 a 3. Cioè avremo NH3, che sarebbe l'ammoniaca, o PH3, idruro di fosforo, altrimenti detto fosfina, che si sviluppa dalla decomposizione degli organismi viventi. E quindi la formula tornerà a essere XH3. Anche l'ossigeno e lo zolfo formano dei composti con l'acqua. La formula quale viene ad essere? Viene ad essere H2X. Beh, direi che il composto H2O è abbastanza noto, diciamo così, quindi è inutile, diciamo, illustrarlo ulteriormente. Nell'acqua il rapporto di combinazione fra idrogeno e ossigeno è di 1. Ed è lo stesso rapporto di combinazione che si ha nell'acido solfidrico H2S. Invece nel
nei composti che l'idrogeno forma con il fluoro e con il cloro, il rapporto di combinazione è 1:1, torna a essere 1, quindi torna a essere HX. E neon e argon non formano nessun composto con l'idrogeno. Quindi mettiamoci, diciamo così, una barra a ricordare il fatto che neon e argon non interagiscono con l'idrogeno e non formano nessun tipo di composto con l'idrogeno. Se vogliamo, diciamo così, ancora di più rafforzare questa identità di comportamento chimico da parte di questi elementi che si trovano sulla stessa verticale, andiamo un pochettino a vedere i composti che questi elementi formano con l'ossigeno. Adesso con l'ossigeno il ragionamento non è tanto semplice come con l'idrogeno, perché mentre con l'idrogeno tutti quanti questi elementi formano un solo composto, quello lì la cui formula mi sono andato a riportare alla lavagna, diversi di questi elementi formano più composti con l'ossigeno. Va bene? Allora, per, diciamo così, metterci nelle stesse condizioni per tutti quanti gli elementi, riportiamo il rapporto di combinazione atomica, la formula del composto che ognuno di questi elementi forma con l'ossigeno, in cui è presente la massima quantità possibile di ossigeno, di modo che ci andiamo a mettere nelle stesse condizioni per tutti. Noi avremo, per quanto riguarda il litio e il sodio, avremo un solo composto che avrà formula di tipo X2O. Per quanto riguarda il berillio e il magnesio, avremo sempre un solo composto di tipo ionico. Nelle prossime lezioni vi spiegherò che cosa significa di tipo ionico, in cui il rapporto di combinazione atomica è 1:1, quindi sarà una formula di tipo XO. Per quanto riguarda il terzo gruppo di elementi, cioè quello là individuato da boro e alluminio, anche qui abbiamo un solo composto che formano con l'ossigeno, che ha formula X2O3, cioè il rapporto di combinazione atomica è di 2:3. Per quanto riguarda il quarto elemento, beh, abbiamo praticamente che il silicio forma un solo composto che è, in cui il rapporto di combinazione atomica è di 1:2, quindi è 6O2. Ma ad esempio il carbonio forma due tipi di composti diversi, uno in cui il rapporto di combinazione atomica è 1:1, che sarebbe l'ossido di carbonio, l'abbiamo visto nella prima lezione, e il secondo è l'anidride carbonica CO2, o come dicono gli americani, diossido di carbonio, in cui il rapporto di combinazione è 1:2. Noi abbiamo detto però che in questa tabella riportiamo il composto che ognuno di questi elementi forma con l'ossigeno, in cui c'è la massima quantità possibile di ossigeno. Quindi allora andremo a scrivere XO2 per questo gruppo. Se poi noi andiamo a considerare il gruppo costituito dall'azoto e dal fosforo, abbiamo che qui gli elementi, i composti che formano azoto e fosforo con l'ossigeno sono diversi. Per l'azoto abbiamo visto che sono 5, ma l'azoto è un caso un po' particolare perché è un elemento, vi ho detto, un pochettino pazzo. Il fosforo invece ne fa soltanto 2. Come che sia, però, quello a massimo contenuto di ossigeno ha formula X2O5, cioè il rapporto di combinazione atomica è 2:5. Se poi passiamo al gruppo costituito, diciamo così, l'ossigeno con l'ossigeno è chiaro che lo zolfo praticamente, quando si combina con l'ossigeno, forma due composti, uno che ha formula SO2, l'anidride solforosa o diossido di zolfo, e un altro SO3, l'anidride solforica o triossido di zolfo. Abbiamo detto che noi riportiamo quello lì che ha il massimo contenuto di ossigeno, quindi scriveremo XO3.
poi per quanto riguarda, diciamo così, questo gruppo qui, questo qui dove stanno il fluoro e il cloro, dunque per il fluoro è un caso un pochettino particolare sul quale ritornerò nelle prossime lezioni. In effetti il fluoro è l'unico elemento più elettronegativo dell'ossigeno di tutto il sistema periodico, per cui ha delle proprietà un pochettino particolari che nessun altro elemento ha, per cui tralasciamo il fluoro. Se noi consideriamo il cloro e consideriamo gli altri elementi che vengono sotto al cloro, che hanno un comportamento simile al cloro, possiamo dire che formano diversi composti con l'ossigeno: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. Abbiamo detto che noi andiamo a riportare quello lì che ha il massimo contenuto di ossigeno, quindi scriviamo X2O7. E praticamente questi elementi tipo il neon, l'argon, chiamati gas nobili, anche qui nella pratica non danno, diciamo così, nessun composto all'ossigeno. In effetti praticamente possiamo già cominciare a anticipare che i gas nobili in pratica non danno composti con nessun elemento chimico. Soltanti alcuni gas nobili, quelli là più grandi di tutti quanti, fanno qualche composto con il fluoro. Poi vedremo perché. Diciamo che sono una sorta, diciamo, di eccezione a quelli là che sono le regole che andremo studiando nel corso di questa lezione, nel corso delle prossime lezioni. Dunque, tutte queste, diciamo, informazioni che vi ho dato sono praticamente per evidenziare quale fatto? Per evidenziare praticamente che il comportamento chimico e il comportamento fisico degli elementi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche degli elementi, variano lungo questa riga orizzontale, che abbiamo detto si chiama periodo, variano lungo il periodo, ma poi si ripetono quando, finito il periodo, si comincia il periodo successivo. Quindi queste righe orizzontali vengono chiamate periodi, queste righe verticali vengono chiamate gruppi. Questi elementi che si trovano sulla prima verticale costituiscono il primo gruppo e sono noti anche come metalli alcalini. Questo secondo elemento sono il secondo gruppo e sono conosciuti come metalli alcalino-terrosi. Questo è il terzo gruppo, questo è il quarto gruppo, questo è il quinto gruppo, questo è il sesto gruppo, questo è il settimo gruppo, questo è l'ottavo gruppo. Il settimo gruppo vengono anche indicati con il nome di alogeni, l'ottavo gruppo vengono chiamati con il nome di gas nobili o anche di gas inerti. Adesso, diciamo così, ci sarà pure un qualche cosa, un denominatore comune nel comportamento simile di tutti quanti questi elementi. Chiaramente tutte le cose che vi sono andato dicendo, similitudine di comportamento chimico, similitudine di comportamento fisico, certamente, diciamo, tante coincidenze non si possono verificare senza una ragione. Ci deve essere un motivo di fondo che fa sì che la temperatura di fusione del litio è 100 e la temperatura di fusione del sodio è 98 o giù di lì più o meno. Ci deve essere un motivo per il quale il composto che formano con l'idrogeno a forma XH e il composto che formano con l'ossigeno a formula X2O e così via per tutti quanti gli altri gruppi. Ci deve essere un motivo per il quale berillio e magnesio hanno proprietà chimiche fisiche simili e hanno un chimismo simile, cioè con l'ossigeno formano un composto XO e con l'idrogeno formano un composto XH2 e così via per tutti quanti gli altri elementi. In effetti, diciamo così, il motivo per il quale il comportamento fisico e il comportamento chimico degli elementi che si trovano nello stesso gruppo è molto simile, in effetti l'abbiamo già visto stamattina. Perché? In effetti, quando vi ho presentato l'atomo e vi ho presentato il numero atomico, feci un'affermazione. L'affermazione che feci: guardate ragazzi,
che il destino chimico-fisico di questo elemento è deciso da questo numero qui Z, il suo numero atomico. Il suo comportamento fisico, il suo comportamento chimico dipendono dal valore che assume questo numero, il numero atomico. Adesso, diciamo così, è necessario andare a legare il valore praticamente del numero atomico, andarlo a legare in qualche maniera alla similitudine di comportamento chimico e fisico che manifestano tutti quanti questi elementi. Andiamo a fare. Allora, in questo ci è di grande ausilio il fatto di avere imparato stamattina a costruire le strutture elettroniche di questi elementi. Allora, cominciamo a fare questo ragionamento per il litio e per il sodio. Costruiamoci la struttura elettronica del litio e costruiamoci la struttura elettronica del sodio. Dunque, il litio abbiamo detto che tiene Z uguale 3, quindi la sua struttura elettronica qual è? Abbiamo detto che i primi due elettroni si vanno a mettere nella orbitale di sono S e abbiamo un S2. Poi un altro elettrone si va a mettere nell'orbitale di 2S e abbiamo che la struttura elettronica del litio è 1S2, 2S1. Va bene? Andiamo a costruirci la struttura elettronica del sodio. Il sodio che ha il numero atomico 11, ricordavo bene. Allora, Na che ha Z uguale 11, ci costruiamo la struttura elettronica e vediamo che vanno due elettroni nell'orbitale di tipo S, quindi 1S1, ancora due elettroni nell'orbitale di tipo 2S, quindi 2S2. Sei elettroni nell'orbitale di tipo P, quindi 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6, e andiamo a vedere l'ultimo elettrone dove si mette. Ovviamente cominciamo a riempire il livello di tipo 3, quindi abbiamo adesso che cosa ci sta di simile in questi due elementi? Diciamo che è abbastanza evidente. Questi due elementi hanno nel loro livello energetico più esterno un solo elettrone. Se noi andiamo a vedere praticamente sotto al sodio quale elemento manifesta lo stesso comportamento chimico del litio, del sodio, questi sarà il potassio. Il potassio, andiamo a scrivere qua sotto, se andiamo a costruirci la struttura elettronica del potassio, il potassio tiene numero atomico uguale 19. Proviamo a costruirci la struttura elettronica del potassio e avremo 1S2, 2S2, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6 e siamo a 10. Elettrone dove va? Nel 4S. No. Ovviamente spero che ricorderete che dopo il 3P non si riempie il 3D, si riempie il 4S, perché il 4S finisce per avere un'energia lievemente inferiore a quello lì del 3D e quindi si riempie prima il 4S. Come potete vedere,
cosa hanno in comune questi tre elementi? Che hanno un solo elettrone nel loro livello più esterno. Bene, in effetti possiamo già cominciarlo a dire da adesso. Il comportamento chimico essenzialmente, ma anche il comportamento fisico di un elemento, non dipende da quanti elettroni c'ha nel complesso, semplicemente dipende da quanti elettroni ha nel livello energetico più esterno. È chiaro? Gli elettroni che stanno nel livello energetico più esterno vengono anche chiamati elettroni di valenza. Perché elettroni di valenza? Elettroni di valenza perché sono quelli lì che vengono ceduti o che vengono accettati nel corso della formazione dei legami chimici. Cioè quando gli atomi interagiscono con altri atomi per formare dei composti, gli elettroni che partecipano a queste operazioni di scambio, che vengono ceduti o vengono accettati, sono soltanto gli elettroni di valenza. Chiaro? Va bene. Adesso, se vogliamo, diciamo così, andare un pochino a differenziare il comportamento di questi tre elementi che sono tutti e tre nello stesso gruppo, che cosa possiamo andare a dire? Il comportamento sarà molto simile. Perché? Perché, ripeto, hanno tutti e tre lo stesso numero di elettroni nel livello energetico più esterno. L'unica differenza quale viene ad essere? L'unica differenza viene ad essere che l'elettrone di valenza, quando l'elemento si fa più grande, si trova più lontano dal nucleo, proprio più lontano fisicamente, perché fra l'elettrone di valenza e il nucleo ci sono gli elettroni più interni. Quindi questo che cosa significa? Significa che la differenza, le lievi differenze di comportamento che ci sono fra elementi dello stesso gruppo sono ascrivibili al fatto che quando gli elementi si fanno mano a mano più grandi, gli elettroni più interni, cioè quelli non di valenza, effettuano un, diciamo così, danno origine a un effetto schermo fra il nucleo e gli elettroni di valenza. Cioè questi elettroni di valenza qui, nel potassio, sono degli elettroni molto più lontani dal nucleo di quanto non lo siano del litio. Quindi praticamente la capacità di reagire di questo elettrone qui sarà maggiore della capacità di reagire di questo elettrone qui, perché è un elettrone che è trattenuto più debolmente dal nucleo nel potassio piuttosto che nel litio. Bene, adesso se noi andiamo a fare un ragionamento analogo a tutti quanti questi elementi, avremo sempre un qualche cosa del genere. Se per esempio andiamo a vedere questo secondo gruppo e andiamo a costruirci le strutture elettroniche di tutti quanti questi elementi, troveremo quanti elettroni nel livello energetico più esterno? 2, esattamente, l'abbiamo fatto stamattina. E poi, ragazzi, basta ragionare un po'. Guardate un po'. Il berillio ha il numero atomico di una unità superiore a quello lì del litio, giusto? Quindi se questa è la struttura elettronica del litio, quella del berillio come sarà? Sarà quella del litio con un altro elettrone, cioè messo qua dentro. Anzi, vedete, io mi posso risparmiare di scrivere tutte quante le strutture elettroniche, faccio anche meno fatica, dicendo, se io qui praticamente al posto del litio ci voglio mettere il berillio, io scrivo B, B è qua, al posto di 3 ci metto 4, e qua ci metto un altro elettrone, e questo diventa 2S2. Se io praticamente al posto del sodio ci voglio andare a mettere il magnesio, Z diventa uguale a 12 e qui praticamente ci metto un altro elettrone e qui diventa 3S2. Qui al posto del potassio ci voglio andare a mettere il calcio, Z del calcio invece di essere 19 sarà 20.
quindi alla struttura elettronica del potassio io ci devo aggiungere soltanto un altro elettrone che metto qui, e quindi questo diventa 4S2. Come potete vedere, anche questi altri tre elementi che hanno proprietà fisiche e proprietà chimiche assolutamente molto simili, cosa hanno in comune? Hanno in comune che hanno lo stesso numero di elettroni nel livello più esterno, cioè lo stesso numero di elettroni di valenza. Chiaro? Adesso, se andiamo, diciamo così, a costruirci la struttura elettronica di tutti quanti questi elementi, troveremo che in questo terzo gruppo quanti saranno gli elettroni di valenza, quanti elettroni troveremo nel livello energetico più esterno? Benissimo, 3. Quindi vuol dire che mi state seguendo se rispondete a questa domanda, perché chiaramente questi qua hanno il numero atomico di una unità superiore a quello lì degli alcalini terrosi. Ci dovete aggiungere un altro elemento, quindi avremo 2S2, 2P1, 3S2, 3P1, e così via, insomma. E chiaramente la similitudine di comportamento fisico e la similitudine di comportamento chimico dipendono dal fatto che il numero degli elettroni di valenza, il numero degli elettroni che sono presenti nel livello più esterno è sempre 3. Così come pure se noi andiamo al quarto gruppo, carbonio e silicio, quanti saranno gli elettroni che sono presenti nel livello energetico più esterno, alias gli elettroni di valenza? 4, chiaramente. Come al solito, il numero atomico aumenta di una unità, quindi la struttura elettronica come sarà? 2S2, 2P2. E da questa, diciamo così, situazione simile, cioè avere 4 elettroni di valenza, deriva la similitudine di comportamento chimico, la similitudine di comportamento fisico. Per questo gruppo qui, azoto e fosforo, quanti saranno? Ovviamente 5. Qui quanti saranno? Ovviamente 6. Qui quanti saranno? Ovviamente. E per, diciamo così, questo gruppo dei gas nobili, quanti saranno? 8, precisamente. Sui gas nobili vorrei soffermarmi un momento, quindi costruiamo, diciamo, la struttura elettronica di questi due gas nobili. Allora, facciamolo per 3 gas nobili, anche per l'elio, perché il ragionamento vale per tutti quanti i gas nobili. Allora, l'elio abbiamo detto che ha Z uguale 2, quindi la sua struttura elettronica è 1S1, 1S2. Il neon ha Z uguale 10, quindi 1S1, 1S2, 2S1, 2S2. E siamo a 10. Andiamolo a fare anche per l'argon, che ha un numero atomico 18. E abbiamo 1S1, 1S2, 2S1, 2S2. Siamo a 10. 3S1, 3S2,
21, 22, 23, 24, 25, 26. Ma come siamo a 18? Allora, queste strutture elettroniche del gas nobile assumono particolare importanza perché? Perché i gas nobili sono degli elementi molto particolari. Cioè, in poche parole, tutti quanti i gas nobili, anche quelli lì che hanno masse atomiche più grandi, sono tutti dei gas. Già questa è una cosa abbastanza strana, perché come vedremo lo stato di aggregazione di un certo elemento dipende essenzialmente dalle interazioni che ci sono fra le particelle che compongono quell'elemento, ma dipende anche dalla massa. Quindi quanto più è grande un elemento, quanto più è pesante un elemento, quanto maggiore è la sua massa, tanto maggiore sarà la tendenza a trovarlo allo stato, negli stati condensati della materia, quindi liquido o solido. I gas nobili, anche quelli là, il radon, che diciamo così, il cui numero atomico è 86 e la cui massa atomica è 222, ce lo troviamo allo stato gassoso, quindi cosa abbastanza strana. Questo che cosa vuole dire? Vuole dire che le interazioni fra gli atomi di radon sono estremamente deboli, sono veramente scarsissime. E inoltre, vedete, il fatto che questi elementi non diano composto con elementi come l'idrogeno e l'ossigeno, che sono degli elementi estremamente reattivi, reagiscono con tutto, danno composti con tutti gli elementi della tavola periodica, esclusi i gas nobili. Ci sarà pure qualche ragione a questo fatto. Poi vedete, i gas nobili vengono chiamati gas inerti o gas nobili perché i nobili che fanno? Non si mischiano con gli altri, schifano tutti quanti. E i gas nobili fanno questo, stanno fra di loro, non interagiscono con nessun altro elemento, schifano tutti quanti gli altri elementi. Qual è la ragione per la quale i gas nobili schifano tutti gli elementi e stanno solo fra di loro, ma stanno anche malvolentieri fra di loro? Eccola qui. La ragione è nella loro struttura elettronica. Qual è la particolarità della struttura elettronica dei gas nobili? La particolarità della struttura elettronica dei gas nobili è che il livello energetico più esterno dei gas nobili com'è? È completo, è pieno completamente, chiaro? Quindi questo che cosa significa? Significa praticamente che le strutture elettroniche nelle quali si hanno dei livelli energetici completi, pieni completamente, sono particolarmente stabili. In effetti, se voi, diciamo, recepite questo concetto, capirete molto facilmente le tematiche che io vi presenterò nella prossima lezione. Cioè, quando si insegna la chimica nelle scuole, la chimica è una materia un po' strana perché è tanto più difficile da insegnare quanto più basso è il livello a cui si insegna. Nelle scuole, diciamo così, spesso è insegnata male perché è difficile insegnare la chimica a basso livello e i professori di scuola di chimica dovrebbero essere più bravi dei professori universitari di chimica, perché la chimica, più alto è il livello a cui si fa, più è facile insegnarla, più basso è il livello a cui si fa, più difficile è insegnarla. Per cui il professore di chimica non ben preparato nella scuola non è in grado di fare capire queste argomentazioni agli studenti, dato che non può dire le cose con completezza. Allora lo studente ha, diciamo, la sensazione che la chimica sia una sorta di arcano della natura, che dice: ma l'acqua a molecola H2O, il rapporto di combinazione atomica dell'acqua, è idrogeno 2, ossigeno 1. Dice: sì, vabbè, il Padre Eterno questo lo sa, e sarà pure giusto, ma dovrebbe spiegarmelo a me perché è H2O e perché non è HO o H3O o H3O2. Invece
praticamente se voi recepite questo concetto, lo ripeto ancora una volta, che le strutture tipo quelle del gas nobile, nelle quali il livello energetico più esterno è completamente pieno di elettroni, sono particolarmente stabili, cioè si trovano a un livello energetico estremamente basso, cioè tutto quello, la natura tende sempre all'energia minima possibile. Abbiamo visto, ricordatevi l'esperimento del pezzo di gesso sulla cattedra, del pezzo di gesso che cade a terra, chiaro? Allora, una volta che applicate questo concetto molto molto semplice, capirete molto facilmente tutti i problemi di combinazione atomica che cominceremo a vedere nella prossima settimana. In effetti, quando l'idrogeno e l'ossigeno si combinano fra di loro per dare origine all'acqua, il rapporto di combinazione atomica, due di idrogeno, uno di ossigeno, permette sia all'idrogeno che all'ossigeno di acquisire delle strutture elettroniche in cui il livello energetico più esterno è completamente pieno di elettroni e sono quindi particolarmente stabili. In effetti, diciamo così, che dal punto di vista della stabilità chimica, l'acqua, che è un composto molto molto stabile, ha una stabilità che è paragonabile a quella lì dei gas. In effetti, se noi vogliamo andare a scindere l'acqua negli elementi che la compongono, questa è una cosa, diciamo così, abbastanza complicata. Se lo vogliamo andare a fare per via termica, noi portiamo il vapore acqueo a 2000 gradi. A 2000 gradi, diciamo così, su 100 molecole d'acqua ne saranno dissociate uno o due in idrogeno e ossigeno, non di più. L'unica maniera di andare a separare l'idrogeno dall'ossigeno nell'acqua, sapete qual è? È quello per farlo tramite via elettrica, tramite elettrolisi. Ma diciamo così che l'energia elettrica è una delle forme più nobili di energia. Cioè, se noi abbiamo, che vi posso dire, 100 joule di energia, è molto diverso se noi abbiamo energia elettrica o se noi abbiamo energia termica. I 100 joule di energia elettrica, noi siamo capaci di utilizzarli quasi completamente. Se ne perderanno una piccolissima quantità, 2, 3, 4, 5%. Se noi abbiamo invece energia termica e dobbiamo utilizzarli con le macchine termiche, se riusciamo a utilizzarne, che ne so, il 25, il 30%, il 35%, abbiamo una macchina termica che funziona molto molto bene. Chiaro? Quindi questo vi dice, diciamo così, la molecola d'acqua quanto sia stabile. Ha una stabilità simile a quella lì, diciamo, dei gas nobili. Lo vedremo nella prossima lezione. L'importante è che oggi voi cominciate a capire che le strutture tipo quelle dei gas nobili, che sono caratterizzate dal fatto di avere il livello energetico più esterno completamente pieno di elettroni, sono delle strutture molto 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 stabili. In effetti, diciamo che gran parte dei legami chimici che si formano tendono a riprodurre delle strutture elettroniche tipo quelle dei gas. Adesso, per andare, diciamo, a diciamo, vi ripeto, vi faccio le strutture elettroniche di tutti quanti, noi vedremo sempre che, ripeto, non ve le faccio perché è una cosa anche abbastanza tediosa, se facciamo tutte quante quelle degli alogeni, noi che vedremo? Vedremo praticamente che per completare il livello energetico più esterno, agli alogeni, cioè questi elementi qui, vedete, manca un solo elettrone. A questi elementi qui, ossigeno, zolfo, per completare il livello energetico più esterno mancano due elettroni. Vi ripeto, la similitudine di comportamento chimico e di comportamento fisico è connessa al fatto che hanno lo stesso numero di elettroni nel livello energetico più esterno. Adesso ci sta praticamente da dire come viene presentata la tavola periodica. Se noi, diciamo, continuassimo a costruirci la tavola periodica di questa maniera, noi che cosa avremo? Dopo il calcio, dopo il potassio, dopo il calcio, noi che elemento abbiamo?
abbiamo lo scandio, ma lo scandio praticamente non ha un utilismo simile a quello lì del boro e a quello lì dell'alluminio. Allora dici, caro Michele, ma tu che ci stai raccontando? Allora tutta questa manfrina che tu hai fatto con queste proprietà periodiche che si ripetono è un discorso campato in aria? Eh no, perché? Perché praticamente abbiamo visto che la similitudine di comportamento chimico e di comportamento fisico a che cosa è legata? È legata al fatto di avere strutture elettroniche simili, cioè lo stesso numero di elettroni nel livello energetico più esterno. Quando noi arriviamo allo scandio che ha il numero atomico 21, l'elettrone successivo dove si va a mettere? Mica si va a mettere nell'orbitale di tipo P, si va a mettere nell'orbitale di tipo 3D, chiaro? Allora, a questo punto noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente un elemento che ha un comportamento, diciamo, lievemente diverso da quello lì del calcio, ma sicuramente molto diverso da quello lì del boro e da quello lì dell'alluminio. In effetti, i due elettroni, gli elettroni che si trovano nel livello energetico più esterno dello scandio, quali sono? Sono i due elettroni che si trovano nel 4S, quindi come il potassio e come il calcio. Però che cosa abbiamo? Abbiamo che l'elettrone successivo si trova nel 3D, che ha un'energia molto simile a quello lì del 4S. Quindi questo che cosa significa? Significa praticamente che la reattività di questo terzo elettrone che sta nel 3D è molto simile a quello lì, di quello che stanno nel 4S. Per cui noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che tutti quanti gli elementi che hanno elettroni negli orbitali di tipo D hanno un comportamento chimico che non è chimico-fisico, che non è molto diverso da quello lì del calcio. L'unica differenza quale viene a essere? Che poiché ci sono più elettroni negli orbitali di tipo D, a seconda delle situazioni in cui si viene a trovare, per situazioni intendo gli altri elementi con cui viene a interagire, gli elettroni coinvolti nella formazione di legame possono essere due, ma possono probabilmente essere anche di più, 3, 4, 5, 6. Per cui questi elementi che hanno elettroni negli orbitali di tipo D hanno delle proprietà un pochettino a parte e vengono chiamati elementi di transizione. Allora, per rispettare, diciamo così, la regola che gli elementi che hanno un comportamento chimico e un comportamento simile capitano, diciamo così, su delle colonne verticali, che cosa si è pensato di fare? Si è pensato di presentare, non è che l'ho pensato io, l'ho pensato Mendeleev per primo, ha pensato praticamente di andare a presentare la tavola periodica come segue. Un istante solo che ve la presento. Se ne muove a mandare 3 minuti alla fine della lezione. Ma non mi fate vedere queste cose, fate quello che volete, chiaramente siete libere, però non è proprio molto intelligente fare così. Allora, guardiamo un pochettino. Questo non va bene. Allora, la tavola periodica viene presentata in questa maniera qui. Vi ripeto, dopo il calcio che ha il numero atomico 20, abbiamo lo scandio che ha il numero atomico 21. Per fare sì praticamente che gli elementi che hanno lo stesso comportamento fisico, lo stesso comportamento chimico, compaiano in colonne verticali, allora praticamente noi che cosa facciamo? A questo livello qui apriamo la tavola periodica,
e ci andiamo a mettere gli elementi che hanno elettroni negli orbitali di tipo D. Questi elementi vengono chiamati elementi di transizione o metalli di transizione, perché prevalentemente questi elementi hanno carattere metallico, cioè carattere metallico vuol dire che danno origine a degli ioni positivi, ma non è vero, diciamo così, assolutamente, perché danno origine anche a degli ioni di tipo negativo. Lo vedremo nelle prossime lezioni. Vedete, dopo il calcio viene lo scandio, numero atomico 21, il titanio, numero atomico 22, litio, numero atomico 23, il cromo, numero atomico 24, il manganese, numero atomico 25, il ferro, numero atomico 26, il cobalto, numero atomico 27, il nichelio, numero atomico 28, il calcio, numero atomico 29, lo zinco, numero atomico 30. A questo punto, non per niente, sono 10 elementi, 10 elementi vuol dire 10 elettroni, chiaramente negli orbitali di tipo D sono 5 orbitali, ognuno contiene 2 elettroni, ci vanno 10 elettroni. Quando arriviamo al numero atomico 31, il gallio finirà per avere l'elettrone successivo nell'orbitale di tipo P. Quindi viene a avere un comportamento chimico e fisico simile a quello lì dell'alluminio, simile a quello lì del boro. Diciamo, un ragionamento assolutamente simile si può fare dopo lo stronzio, quando praticamente cominciamo a parlare del litio, zirconio, niobio, molibdeno, tecnezio e così via, perché praticamente qui si riempie, qui è il 3D, qui il 4D e qui il 5D. Poi, ultima cosa, noi abbiamo, guardate qui, qui abbiamo il numero atomico, qua questo numero atomico non lo riesco a leggere, scusate, lo leggo qua sopra, 56, per il bario è 56. Arrivati al bario, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che si comincia a riempire l'orbitale di tipo F. Allora, a questo punto qui noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo aprire un'altra volta la tavola periodica e andarci a mettere tutti gli elementi che hanno gli elettroni in F. Poiché poi la tavola periodica diventerebbe troppo grande, noi che facciamo? Questi elettroni che hanno gli elementi in F li riportiamo qua sotto. Quindi qui abbiamo il lantanio, il cerio, il praseodimio, il neodimio e così via. Adesso tutti quanti questi elementi che vengono chiamati delle terre rare perché? Perché sulla crosta terrestre ce n'è una piccolissima quantità di questi elementi, e vi ripeto, molti di questi elementi sono più teorici che pratici. Gli elementi che hanno, diciamo così, importanza dal punto di vista tecnologico sono pochi, ce ne sono alcuni, ripeto, che vengono utilizzati come magneti duri, ma gli altri, diciamo, la loro importanza è veramente molto limitata. Per esempio l'uranio è importante perché? Perché l'uranio esiste, diciamo così, in due isotopi, un isotopo stabile, il 238, un isotopo invece che non è stabile, il 235, si decompone e dà origine all'energia nucleare praticamente. E quindi, per esempio, l'uranio è molto importante, però per il resto non è che sono elementi il cui chimismo è particolarmente importante. Quello che però che vi volevo dire è che tutti quanti questi elementi che vengono chiamati il primo periodo, i lantanidi, perché praticamente il primo termine della serie è il lantanio, e il secondo periodo vengono chiamati gli attinidi, perché il primo elemento della serie è l'attinio, hanno delle proprietà chimiche e fisiche molto simili gli uni agli altri. Perché? Perché praticamente questi qui avranno nel livello energetico più esterno, avranno i due elettroni che si trovano nell'orbitale di tipo S e poi passano a riempire gli orbitali di tipo F. È chiaro? Quindi il chimismo è simile a quello lì del primo elemento. Vi ripeto, se noi ragionassimo come abbiamo fatto per gli elettroni in D, dovremmo andare ad aprire qua la tavola periodica e metterci queste due strisce. Solo che poi la tavola periodica diventerebbe larghissima e non entrerebbe nelle pagine dei libri, e allora si preferisce presentarla così. Chiaro, ragazzi? Va bene? Ok, ci vediamo la settimana prossima.